Ci deve essere qualcosa di davvero grave se centinaia di medici decidono di prendere carta e penna, almeno una volta si faceva e si diceva così, oggi avranno utilizzato certamente il computer, e hanno scritto al presidente della Toscana, ma anche al ministro della Salute, per dir loro che si sarebbero dimessi, o si dimetteranno, se non cambiano le cose nel Dipartimento dell'Emergenza. Medici, appunto, dell'emergenza, quindi quelli in prima linea, come si usa dire, al pronto soccorso, che non sostengono più i carichi di lavoro, l'organizzazione attuale, e del resto lo abbiamo visto purtroppo decine e decine di volte sui giornali nazionali, ma molto più spesso sui giornali locali, sui quotidiani che riguardano le nostre province, Prato, Firenze, Pistoia, quando i pazienti passano intere giornate, quando non sono due o tre dentro insomma questi posti che sono fatti per curare le persone, non per farle aspettare, insomma, e non per creare disservizi. L'abbiamo raccontato mille volte, questa è sicuramente la notizia diciamo che impatta di più oggi sui quotidiani del territorio, soprattutto toscani ovviamente. Accanto a questo però non possiamo dimenticare due altre grandi questioni, una che ha caratterizzato tutto l'ultimo triennio, insomma, che sta dietro di noi, quella del Covid. C'è un'inchiesta di Bergamo che mette in discussione o comunque sotto la lente di ingrandimento l'operato anche dei massimi responsabili istituzionali, quindi ci sono indagati come l'ex presidente del Consiglio Conte e l'attuale riconfermato presidente della Lombardia, appunto, Fontana, e altre figure, anche l'ex ministro Speranza. Ebbene, e poi un'altra vicenda invece che riguarda più da vicino sicuramente quello che è stato il dramma di domenica scorsa in Calabria, come tutti sappiamo, e alcune indagini, soprattutto diciamo gaffe, che definire gaffe forse stavolta è veramente eufemistico, che è quella di un giudice che in un'ordinanza si permette davanti a questa strage di usare dei termini veramente incredibili. Ne parliamo fra pochissimo, a prima di tutto. Questo programma è offerto da... Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it. Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto, giovedì 2 marzo, bentornati alla rassegna ragionata di TV Prato sul 75 ogni mattina alle 7:30 e subito dopo anche, come sapete, sul podcast di Spotify, che trovate su Spotify. Ebbene, ringrazio Renato Tinti in regia e Noemi Ester Romani in studio. Andiamo direttamente sulle prime pagine dei giornali, ci sono molte notizie oggi e c'è un ospite con il quale voglio discutere di diverse vicende e dinamiche che riguardano il territorio. Ma partiamo dal Corriere della Sera. Covid, indagati eccellenti, come vi dicevo, sotto accusa anche Conte, Speranza e Fontana. L'ex premier dice di essere tranquillo, appunto l'ex premier ovviamente dei 5 Stelle. Inchiesta Covid per i morti di Bergamo, 19 gli indagati per epidemia colposa, fra questi appunto Giuseppe Conte, anche l'ex ministro Speranza, il presidente della Lombardia, l'ex assessore Gallera e anche appunto Brusaferro, Miozzi e Locatelli, che ricordate sono medici che hanno diciamo così, anche collaborato alla gestione di quell'emergenza. I fatti risalgono alla primavera del 2020, tre filoni, la chiusura e la riapertura appunto dell'ospedale di Alzano, la mancata zona rossa in Valseriana, se ne è parlato tantissimo appunto quando forse probabilmente c'erano dei numeri, vi faccio vedere a questo punto anche all'interno del Corriere della Sera quali sono le pagine selezionate per voi. Proprio questa che riguarda Conte, Speranza e Fontana indagate a Bergamo, è il focolaio più grave, questo è un virgolettato, una ricostruzione di Armando Di Landro, a pagina 2 appunto dice: quei giorni terribili e le discussioni fra Milano e Roma le ricorderete. Ancora sempre sul Corriere abbiamo isolato per voi invece quella che è la notizia più forse triste di oggi, ve l'avevo anticipata in prologo. Purtroppo sono costretto a leggervi alcuni di questi passaggi, dico purtroppo perché non voglio
tediarvi perché sono molto noiosi, però oltre ad essere noiosi sono veramente stati scritti da un giudice. Questa cosa ci fa capire alcune caratteristiche. La prima di tutte, molto importante, è questa, la voglio dire subito. I poliziotti, i carabinieri, i giornalisti, è chiaro, ce ne sono di diverso tipo, lo diciamo subito, non è che bisogna essere per forza assolutisti e insomma fare gruppi, però esistono, sono tutti ruoli interpretati da persone. A volte le persone sbagliano, non si dà giudizio sulla persona, però sicuramente questa volta è parecchio grave e vediamo perché. Questo è un articolo, per esempio, di Giusy Fasano sul Corriere, ma vedrete che ne scrivono tutti. La sorpresa, appunto, arriva già a pagina 2, scrive Giusy Fasano, aperte le virgolette. In attesa dell'atteso e osannato turismo croceristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni. Chiuse le virgolette. Forse è uno scherzo. Telefonata. Dai, non scherzare, mi hai mandato un fake. Risposta, giuro di no, è tutto vero. Seguono altre 3 telefonate per sicurezza. Alla fine tocca arrendersi, dice Giusy Fasano. Il documento è autentico. L'ordinanza che convalida il fermo di 2 presunti scafisti per la strage di migranti davanti alle coste calabresi di Cutro comincia davvero in quel modo. E se quella frase sembra creativa, diciamo così, le altre a seguire hanno del surreale. Michele Ciocciola, così si chiama questo giudice delle indagini preliminari, dice che sì, i 2 indagati meritano di rimanere in carcere perché rischiano di commettere di nuovo gli stessi reati per i quali sono stati fermati e poi perché se liberi ci sono buone probabilità che fuggano, ma questo lo dice dopo, sul finale. All'inizio invece questo giudice scrive un prologo che definire il rituale è un eufemismo. Passaggi tipo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche brindano all'ultima tragedia umanitaria. Insomma, vabbè. Non vado avanti perché, e anzi, se volete evitare un disturbo alle coronarie, insomma, come dire, leggete con calma questo articolo di Giusy Fasano sul Corriere, ma anche altri, perché veramente ci sono dei passaggi per i quali ci sembra difficile a volte, insomma, anche capire come sia possibile intervenire su vicende di questo tipo. A quanto pare, leggendo stamattina i giornali, sappiamo che questo giudice è stato in passato anche, diciamo, si è reso protagonista di altri episodi, diciamo, ironici rispetto alla sua scrittura, però certo, davanti a questo non possiamo far altro che allargare le braccia. Scontro fra treni, decine di morti in Grecia. Questo invece è l'articolo di Monica Ricci Sargentini, pagina 17. Ve lo faccio vedere anche perché ieri ne abbiamo parlato in apertura qui a Prima di Tutto. Purtroppo una vicenda terribile, appunto, l'Intercity degli studenti era come un terremoto. I sindacati, appunto, denunciano i turni massacranti, ma la verità è che purtroppo ci sono oltre 30 morti per questo scontro fra un treno merci e un treno che trasportava, appunto, persone, avvenuto nella tarda notte di ieri l'altro. La prima grana dell'incoronazione, notizia di curiosità, ultima che selezioniamo dal Corriere, l'incoronazione è quella di Re Charles, ovviamente il nuovo re d'Inghilterra, Carlo III, e nessuno vuole cantare, appunto, per la sua incoronazione. Elton John, Adele, Ed Sheeran hanno detto no e il sovrano, appunto, toglie la casa a Harry e Meghan. Questa, insomma, è l'epopea infinita. Paola De Carli ci racconta anche questo. Andiamo sulle altre prime pagine, in questo caso La Repubblica, processo alla Guardia Costiera, l'altro grandissimo tema di oggi. Il soccorso marittimo a Roma e Reggio Calabria, appunto, decise di non avviare un'operazione SAR per la barca di migranti in base alle direttive sulla difesa dei conflitti. Sapete, ci sono oggi diversi articoli che parlano di questa co-decisione, co-capacità, appunto, e co-responsabilità rispetto alle decisioni da prendere in mare. È molto complicato e sarà molto complicato altrettanto trovare le responsabilità di questa orrenda strage. Ellie e Giorgia, duello sulla femminilità, un articolo di Michela Marzano, a pagina 10 della Repubblica. Andiamo a vedere, oltre agli allarmi ignorati, appunto, sulla Guardia Costiera, che titolo molto forte di Repubblica sarebbe rimasta a guardare, c'è anche la notizia che oggi il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, porta lo Stato ai piedi, appunto, delle bare di Crotone. Oggi il Presidente è in visita privata alla Camera Ardente allestita al Palasport, dopo 3 giorni, dice Repubblica, di assenza della Premier. Anche Schlein sarà in Calabria, Elly Schlein, la neo segretaria del PD, che peraltro sarà anche con Conte e con Landini alla manifestazione che si svolgerà proprio sabato a Firenze, una manifestazione antifascista. Ancora avanti su Repubblica, altre
Tre notizie importanti: il fatto che Salvini sia sotto assedio, appunto anche da Palazzo Chigi arrivino dubbi sulla linea dura, i leghisti fanno notare che il procuratore di Crotone è stato uno stretto collaboratore di Meloni e Mantovano, ma insomma ci sono ovviamente delle idiosincrasie politiche a questo punto fra il partito che guida la coalizione centrodestra e la Lega. Torna il feeling PD 5 Stelle, dice un articolo di De Cicco e Vitale su Repubblica, appunto Schlein chiama Conte opposizione comune, vi ho appena detto che saranno insieme alla manifestazione di sabato proprio a Firenze. Un'altra notizia che riguarda Firenze, perché Liana Milella intervista Margherita Cassano, che è stata appena nominata all'unanimità, come peraltro previsto, prima donna presidente della Cassazione, di origine lucane ma è fiorentina, e quindi insomma c'è questa intervista anche interessante rispetto alla sua carica, insomma anche il suo primato, anche un po' di moda, niente trucchi da show, solo voglia di vestirsi bene. Insomma c'è un interessante articolo da Parigi, dalle passerelle parigine di Repubblica. Andiamo ancora avanti, a questo punto scendiamo sulla Toscana. Come avevo preannunciato, questa è la notizia delle notizie, i medici dimissioni in massa. Appunto un ultimatum così, centinaia di medici di pronto soccorso toscani definiscono la lettera aperta che hanno inviato alla Regione e al Ministero della Salute minacciando le clamorose dimissioni in blocco. Le storie di chi ha già lasciato, appunto sanità pubblica travolta dai pazienti, e Gianni, ovviamente Eugenio Gianni, il Presidente della Toscana, chiede soldi a Roma. Un'altra notizia che non compare su altri giornali, ovvero il fatto che nel Fiorentino ci sia una scuola in cui addirittura sarebbe avvenuta questa cosa abbastanza incredibile, ovvero il fatto che la preside denunci, insomma il preside, la preside denuncino il fatto, ovvero che uno studente di 16 anni sia stato perquisito a scuola dai carabinieri durante appunto una lezione che è stata interrotta, è stato fatto uscire appunto questo ragazzo e sarebbe stato portato via dai carabinieri davanti ai suoi compagni, quindi insomma una storia piuttosto incredibile. Andiamo ancora avanti, verificheremo se tutto è andato come appunto si è raccontato. Poi a Palazzo Vecchio altri equilibri, il PD nella tempesta, perché in sostanza è complicato portare avanti per Nardella questo ultimo miglio di legislatura. Firenze, la Repubblica, la rivolta dei 288 medici, addio pronto soccorso, anche qui ovviamente l'articolo di Michele Bocci su quanto vi abbiamo già detto. A questo punto vi facciamo vedere anche la pagina di Repubblica che parla del corteo di sabato, un articolo di Azzurra Giorgi con Schlein e Conte in corteo, prove di nuova sinistra. Quindi l'immagine che uscirà dal corteo sabato a Firenze dopo il pestaggio del liceo Michelangelo sarà questa, in testa ai sindacati, CGIL, altamente probabile, dice Giorgi, che anche il segretario Maurizio Landini ci sia, CISL e UIL hanno organizzato la manifestazione, poi le istituzioni e i partiti. Sappiamo anche che ci saranno le bandiere del PD, lo ha annunciato Fossi. Andiamo sui giornali ancora più locali per concludere, e prima di parlare appunto con il nostro ospite di oggi, partiamo dal Tirreno, di Prato, che parla appunto di una dinamica che oramai abbiamo raccontato decine di volte, quella tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Anche qua insomma oggi si ritorna alla carica, ovviamente perché ci sono stati dei mutamenti, come sapete, dopo il congresso, quindi tra i due litiganti il PD non gode, dice questo articolo di Formichella, perché il segretario Biagioni apre al Movimento 5 Stelle che detta le condizioni, ma la coperta è quella, dall'altra parte lo sapete bene, quindi vedete qua Scopellitti con Renzi che dice che o noi o loro, ovviamente, come hanno sempre detto, sia il Movimento 5 Stelle sia i renziani. Biffoni, ho perso e starò zitto, ma un accordo lo vedo difficile. Questo sempre Formichella, che racconta appunto le parole del sindaco di Prato. Penso che ci siano degli elementi di diversità, queste sono le parole, sarebbero le parole di Biffoni, politica e programmatica, di difficile incontro con il Movimento 5 Stelle a livello locale, cosa diversa eventualmente a livello nazionale. Quindi Matteo Biffoni, sindaco della città, appunto dice queste parole bocciando il percorso di un possibile incontro con il Movimento 5 Stelle, almeno a livello locale. Andiamo ancora avanti, è morto Domenico Ricci, ex dipendente del Comune, questa è la notizia pagina 2 appunto del Tirreno di Prato, e via Mazzini è pericolosa, petizione di 300 tra residenti e commercianti per migliorare la viabilità. Tra poco parliamo del tema del commercio, anche dei centri storici. Concludiamo con la Nazione di Prato, maxi sequestro di sigarette illegali, tolto dal mercato mezzo quintale fra stecche e pacchetti di contrabbando, è successo appunto
È successo ieri, la notizia è stata diffusa ieri e ovviamente la nazione di Prato ne dà subito conto e notizia. Vediamo quali sono le altre pagine all'interno dell'edizione coordinata da Leonardo Viaggiotti. La burocrazia affonda il Pegaso, risposta beffa all'SOS dei medici e ancora una notizia che riguarda la sanità, purtroppo la regione deve agire in fretta, l'opposizione servono risposte. Le ultime due pagine che voglio farvi vedere da questa rassegna stampa di oggi: il blitz con l'elicottero, serraglio nel mirino, controlli a tappeto con i cani antidroga. È successo ieri, avrete sentito se abitate a Prato dintorni, un elicottero che volteggiava dalle 9 del mattino sulla zona del centro storico, più precisamente di quella parte che si protende verso la stazione del Serraglio. Ebbene, questa era la risposta. L'operazione con 24 operatori è stata voluta dalla questura, insomma l'unità cinofila della polizia municipale è stata impegnata nelle ricerche di droga appunto nella zona che sapete è nota anche, è stata nota in passato anche per lo spaccio, sigarette di contrabbando, scatta il maxi sequestro, qui la grande foto insomma di queste stecche di sigarette, veramente lo vogliamo dire, insomma è una foto molto anni 80 perché era tempo che non si vedevano un sequestro di contrabbando di sigarette, insomma, molto, molto una notizia diciamo agé. Peretola a decollare e l'asse Prato Sesto, questa è l'ultima notizia che vogliamo fare vedere, magari chiediamo al direttore di Confcommercio Prato Pistoia cosa ne pensa fra poco, Tiziano Tempestini, che avremo qui con noi. Cosa succede? È un asse Prato Sesto Fiorentino, quello che si prospetta nella battaglia politica contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. L'articolo di Stefano De Biase sulla Nazione dice appunto le parole nette del sindaco Biffoni sulla contrarietà della politica pratese e di tutte le città sulla nuova pista del Vespucci, pronunciate appunto alla Nazione al margine dell'incontro con i tecnici di Toscana Aeroporti, non sono passate inosservate, no, non sono passate per niente inosservate, perché siamo di fronte a un cambiamento della politica. Quando cambia la politica cambiano anche le condizioni, cambiano le tematiche, è molto meno pericoloso o positivo di quando cambia l'economia, ma bisogna tenerne conto. Insomma, vedremo come si dipanerà anche la discussione su tutto questo, sullo sviluppo della Toscana nei prossimi mesi. Tra poco, come vi ho annunciato, parliamo con il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, lo facciamo subito dopo la pubblicità. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Studi medici e Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi: gastroscopia da 115 euro, colonscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco.
Prato Allarmi. Siamo da 30 anni al vostro servizio. Presenti su tutto il territorio. E reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato Allarmi. Sicuro. È meglio. Siamo a Prato. In via Curtatone 16. Telefono 0574 25965. Ancora buongiorno e bentornati a prima di tutto la parte dell'approfondimento. Sono contentissimo di riavere con noi un ospite sempre gradito, il direttore di Confcommercio Pistoia Prato, Tiziano Tempestini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno, grazie di essere con noi ancora, direttore. Abbiamo qui davanti la pagina che ho appena letto, per ultima, insomma, anzi, della Nazione, l'articolo di De Biase che parla dell'asse Prato Sesto, ancora di nuovo, insomma, questa discussione che si riapre dopo le primarie del PD, vinte ovviamente da una parte diversa da quella che governava precedentemente. Quindi si riapre questa discussione, che è una discussione spessissimo partitica, spessissimo territoriale. Cosa ne pensa Confcommercio? E noi, diciamo, non cambiamo la nostra idea, cioè noi siamo a favore degli investimenti in infrastrutture, e quindi è rilevante il fatto che la politica decida, e che Pisa piuttosto che Firenze trovino una quadratura, però che si inizi a valorizzare gli hub, perché in questa diatriba che c'è territoriale sicuramente chi ne paga è la Toscana a favore di Bologna, a favore di comunque di altri territori che hanno una capacità di qualificare la comunicazione e chiaramente settori per noi rilevantissimi come quello turistico. Ecco, questa è una risposta interessante per tanti motivi, il primo dei quali mi viene da dire comunicativamente, perché spesso si fa l'errore di pensare che si possano avere solo due posizioni antitetiche sulla questione dell'aeroporto, sì aeroporto, no aeroporto. No, invece in realtà ci sono anche posizioni che sono costruttive, che dice fatelo, esatto, senso, decidete, più complesse, esatto. E questo... poi qual è quella giusta vista in una prospettiva dei prossimi 500 anni nessuno la sa, e quindi diciamo trovare mediazioni e creare la condizione veramente di fare gli investimenti, perché i dati del turismo già si vede, non nel post-Covid c'è una grande evoluzione, il dato di quello che potrà essere anche l'impegno dei cittadini nei contesti del lavoro, si va verso la settimana forse a 4 giorni, quindi il tempo da dedicare al turismo potrà essere più rilevante, e quindi bisogna farsi trovare pronti con l'offerta ma anche con gli strumenti con i quali raggiungere la Toscana. Assolutamente, e se c'è un problema di overtourism nella, diciamo, nel nostro capoluogo fiorentino, c'è sicuramente un problema invece di attrezzare tutto il resto della Toscana, certo. Insomma anche le, diciamo, le zone di cui lei stesso è competente. Però prima di parlare di questo, perché affronteremo diversi temi oggi, sì, volevo fare subito il check per coloro che ci seguono e sono attenti. Avevamo detto che dopo l'inverno ci saremmo rivisti, insomma, per capire come erano andate le cose, se c'era stato anche quel colpo di ritorno, no, di frusta sul commercio. Quindi gli andamenti rispetto al fine anno è stato insomma dati positivi, è continuato in tutta Italia ma anche nei nostri territori la capacità del settore terziario di dar valore al PIL, quindi il fine anno per quanto riguarda le vendite nel settore abbigliamento sono andate bene, e così pure i saldi per l'inizio anno, il settore turistico ha continuato a tirare, il settore della ristorazione non ha avuto flessioni, quindi anche se diciamo le dinamiche che ci potevano preoccupare, no? Perché l'andamento dell'inflazione, l'andamento dell'energia, i suoi costi, quindi potevano determinare una revisione con un forte ribasso da parte delle famiglie, ma questa dinamica non è avvenuta, anzi. Questo vuol dire che c'è fiducia, direttore? Cosa significa? Lei è un po' esperto di questo settore. Sì, diciamo il dato della fiducia è un elemento, no? Perché chiaramente le famiglie si muovono nella spesa anche rispetto a quello che è il sentiment delle prospettive, però può darsi ci sia anche un cambio di abitudini, il senso di l'orientamento al risparmio può darsi sia diminuito, e comunque l'andamento dell'economia trasversalmente è stato un andamento assolutamente positivo. L'Italia si legge, insomma si vedeva oggi sui giornali, no? Quindi l'andamento del PIL è andato in grande crescita, sì, superiore a tanti paesi dell'Europa, ora rivisto alla luce dei conti fatti per quanto riguarda il costo del super bonus, che insomma sicuramente quello
ha inciso... Rivisto in positivo. Sì, rivisto in negativo sull'andamento del PIL, perché chiaramente c'è il dato, certo, no. dell'onere dello Stato che è particolarmente rilevante per la spesa fatta sulla residenzialità privata. E questo è anche un tema che incrocia, no? Quello dell'economia, no? Direttamente, poi quello della fiducia, stavo dicendo bene. Sì, sì, quindi rispetto a questi argomenti, anche in prospettive future sulle stasi, piuttosto che nei mesi a venire, ecco, non ci sono previsioni di, se ci ricordiamo l'epoca del settembre 2022, no? In epoca di elezioni politiche, nel pensiero della recessione nel 2023, certo. Per adesso non c'è, l'Italia va avanti, anzi c'è un ottimo clima. Ecco. Mi viene da chiederle quando non ci sono le elezioni, ma questo è un altro discorso. Quel momento era molto... Che ci sono molto spesso. No, senta, invece abbiamo letto proprio 3 giorni fa dei vostri dati rispetto ai dati nazionali, su il calo degli esercizi, le chiusure, si può dire così? Sì, sì. È stata fatta una ricerca da parte della Confederazione sull'andamento delle attività commerciali nell'ambito della somministrazione del turismo nel decennio, con un punto focale anche rispetto al 2019, quindi ante Covid. Il dato, sia per Pistoia che Prato, vede una diminuzione delle attività commerciali. Su Prato è più trasversale fra centro storico e fuori dal centro, quindi il dato c'è un calo di 300 unità. È più complessivo, è più correlato, distribuito fra il centro storico e l'esterno. A Pistoia invece il calo è più marcato sul centro storico, e poi c'è una crescita delle attività di somministrazione, quindi i ristoranti, i bar sono in qualche modo in aumento. Poi il dato invece, se lo guardiamo al 2019, la somministrazione è diminuita dal 2019 al 2023. Sì, nel decennio è cresciuta, ma è diminuita. Nel periodo Covid chiaramente, certo, c'è stata una contrazione principalmente dei bar, quindi il mondo della ristorazione è rimasto sostanzialmente identico. Le attività dei bar hanno subito forse di più, e quindi dopodiché può darsi che in alcuni casi si risponde ok, è vero, saranno diminuiti gli esercizi commerciali, ma è aumentato il commercio sull'e-commerce, no? Giustamente eccetera. Però non è solo questo il discorso, no? Sì, l'elemento va visto anche per quanto riguarda l'assetto urbano, no? Perché la chiusura dei negozi determinano l'effetto degrado immediatamente. Quindi noi ci concentriamo anche sulla risposta che dobbiamo dare. Le pagine dei giornali, no, raccontano del serraglio, dell'iniziativa fatta dalla questura, perché oggettivamente quell'area è stata interessata dopo il Covid da un ritorno di fenomeni delittuosi, perché in precedenza l'area era stata parzialmente bonificata, poi quel momento ha un po' ricreato forse altre emergenze, quindi c'è stata una recrudescenza. Dopodiché, se parliamo del serraglio, sono contesti nei quali servono grandi iniziative di rigenerazione urbana. È un'occasione, a Prato siamo nella fase di discussione del piano strutturale, quindi noi porteremo il nostro contributo in un ripensamento di una città che è più vissuta, più lenta potenzialmente, più anche raggiungibile e con strumenti di comunicazione green, quindi l'utilizzo delle piste ciclabili, certo, creare le condizioni per cui ci sia un uso della città più evoluto, finalizzato al benessere sia economico ma anche sociale, di gradevolezza del vivere. Certo, poi ogni città ha i suoi problemi. Proprio per questo motivo, lei che è responsabile di più in territorio, prima nel fuori onda le dicevo, ma forse un esempio potrebbe essere anche Lucca, le chiedevo, no? Si parlava di Lucca, ogni volta, abbiamo avuto anche il sindaco qua qualche giorno fa di Lucca, ogni volta si parla di Lucca come di esempio positivo, ma qual è il segreto, qual è l'ingrediente? Ma l'ingrediente per valorizzare le città è creare grande collaborazione e sintesi fra soggetti, gli attori che in qualche modo determinano il suo futuro. Le possibile categorie... in Toscana farlo? Sì, sì. È successo a Lucca, quindi a Lucca c'è una grande sintonia fra le categorie, fra l'amministrazione, la fondazione, e vediamo che ogni iniziativa che mettono in campo, e questo è uno degli elementi, la politica degli eventi è stato compreso che è un elemento di valore. L'ultimo esempio, quello del carnevale fatto in collaborazione con Viareggio, dà un senso, no? Quindi
ci immaginiamo ci siano anche lì i campanili, Viareggio, mollare il carnevale può darsi non sia stata una scelta semplicissima, vista anche in un'ottica di consenso politico, certo. Però quel Viareggio, è stato, quel carnevale è stato portato per un'esperienza a Lucca, 20.000 persone immediatamente, e si dà un senso di una città che si muove. Per non parlare... Queste proposte rientrano anche nelle nostre proposte nel piano strategico di competitività che abbiamo presentato lo scorso anno in occasione dell'Assemblea dei Soci, e noi diciamo a più riprese che serve a Prato come a Pistoia una DMO, quindi una struttura che organizza il turismo, che organizza l'offerta turistica, che ne organizza la promozione e l'organizzazione degli eventi. Questo è un bello stimolo, adesso ne parliamo subito, intanto ci dica cosa significa DMO. DMO, Destination Management Organization, e quindi un ente, può essere organization company, quindi un ente pubblico oppure un ente pubblico privato, che mette insieme tutti i soggetti che erogano servizi e attività nell'ambito del turismo in modo tale che si determini una politica comune, una struttura organizzata che veda tutti i soggetti collaborare sulle stesse iniziative e non tante attività che rischiano di muoversi in un rivolo di eventi e di iniziative che poi alla fine il risultato non è corrispondente. Oggi serve una identità alle destinazioni, serve una identità ai territori, se riusciamo a mettere insieme le forze, questa è la nostra richiesta fatta a più riprese anche al Comune di Prato, no? Il territorio di Prato ha una condizione che è potenzialmente più semplice, un grande comune che fa da locomotiva, comuni più piccoli, i sei comuni che comunque rientrano nell'ambito turistico, ci potrebbe essere veramente una grande condizione di creare una struttura finanziata poi con la tassa di soggiorno piuttosto che con la ricerca di sponsor esterni e veramente dare forza ad un territorio che ha tante cose da dire. Certo, che invece nell'ottica di quel piano strategico, lo diciamo subito, elaborato con tanto di metodologia accademica che individua in quella che è il territorio di sua competenza, peraltro, di direzione, quindi Prato, Pistoia, come la Green Valley. Sì. Spieghiamola anzi questa cosa, perché la Green Valley? Sì, questa è l'idea che è venuta al professor Alberti, che ci ha seguito, insomma, è un professore della LIUC su di Varese, ma che collabora con Harvard, quindi veramente un personaggio che siamo stati fortunati ad incrociare. Lui sostiene che i territori di Pistoia e di Prato abbiano una liaison che è legata al fatto che Prato fonda la sua storia economica sul riciclo, sul riuso e quindi su un processo green per quanto riguarda tutto il mondo del tessile. Dopodiché il territorio di Pistoia produce le piante, le esporta in tutto il mondo, ha un territorio particolarmente dotato di boschi, di colline, di montagne, quindi questo brand Green Valley, la Green Valley d'Italia, ci potrebbe dare, questa è l'idea che mettiamo anche a disposizione delle amministrazioni nel poterla far sua, anche proprio pensare ad un percorso di sviluppo che attrae risorse, perché oggi parlare di green, di sostenibilità, è chiaramente qualcosa. Anche di moda. Oltre che essere giusto. Giusto, e non si pensa nemmeno che sia un qualcosa che dura poco, gli effetti che ci sono su più livelli, insomma la scorsa volta abbiamo parlato di sci, di montagna, insomma se entriamo su questi argomenti vediamo che ormai le riflessioni fatte anche in questo inverno portano a dire che Clabetone ok, stazione sciistica, ma poi deve riorientarsi anche sull'estivo, sulla mezza stagione, perché lo sci fra 30 anni può darsi ci sia Cervinia, che è a 2050 metri, dove il Plateau Rosai è a 3.800, alla Betone può darsi ci sia qualche difficoltà. Questo non vuol dire abbandonare immediatamente e diciamo girare su altre tipologie di investimento, ma aprire al turismo estivo, che già progettare. Nel periodo Covid ha visto la montagna presa d'assalto in estate, e quindi c'è già una propensione legata anche alla temperatura, pensiamo al 2022, un'estate caldissima, però su questo ci vuole un pensiero lungo, ci vuole investimenti infrastrutturali che poi automaticamente mettano in campo gli investimenti dei privati. Ci vuole una visione che voi potete permettervi di avere, ma magari la politica un po' meno rispetto a questi tempi. Prima abbiamo fatto la battuta sulle elezioni, ci sono molto spesso, forse la progettualità è troppo legata a questi tempi brevi.
Sì, diciamo adesso che... Adesso non la voglio costringere a dire l'ovvio, però... No, ma è così, insomma, ecco, serve, c'è una necessità di invece di guardare lungo, no? E quindi di determinare prospettive, perché il solo fatto di chiamarsi toscano non basta più. Cioè serve una capacità di evoluzione, di educazione, di ispirazione, di orientamento. C'è tanto da fare, cioè abbiamo veramente praterie di sviluppo che però vanno percorse. Non lo possiamo fare con l'incompetenza, col pressappochismo, con quello forse che è bastato in passato. Però la provoco un attimo, Tempestini, perché mi interessa a questo punto, poi passiamo ad altro. La vostra organizzazione è onnicomprensiva di Pistoia e Prato, no? Però il dialogo, anche diciamo così, che deve avvenire per far maturare queste visioni, è un dialogo che in realtà, abbiamo detto che a Lucca ce l'hanno fatta, è un dialogo che in realtà non è mai partito, e non certo probabilmente perché un'amministrazione di destra e una di sinistra in questo momento, ma probabilmente perché c'è, come dire, ci sono altre priorità, diciamolo sinceramente, vengono considerate probabilmente altre le priorità. Cioè anche questo è un problema probabilmente serio, perché a forza di pensare all'emergenza dell'oggi non si riesce a pensare al domani. No, diciamo senza alcuna polemica, però dico, sul territorio pratese noi vediamo che la dialettica si fonda molto sul settore industriale e manifatturiero. Cioè è una storia che rimane molto legata al territorio, alle persone e chiaramente anche alle amministrazioni. Serve, e questo è compito nostro, mettere in evidenza come il settore terziario sia portatore di sviluppo, anche oggi portatore di occupazione, forse potenzialmente paritetica al mondo del manifatturiero, però la storia segna che ancora gli elementi di attenzione vanno verso quel settore, che è una grande elemento di valenza, però potenzialmente anche nell'analisi che abbiamo fatto noi nel nostro piano strategico è comunque anche un rischio, perché un territorio che ha una monoeconomia o quasi rischia che le eventuali movimenti ci possano essere in quell'ambito possono portare anche ripercussioni. Il fatto di avere un territorio che si muove su distretti economici diversi chiaramente potenzialmente rischia di meno. Certo. Su Pistoia le dinamiche sono diverse, la Val di Nievole il turismo chiaramente ce l'ha nelle ossa, perché Montecatini insomma è il secondo comune in termini di presenze turistiche della Toscana, che però ha vissuto una fase di disagio con l'andamento delle terme, però oggi i segnali per Montecatini sono segnali di ottimismo, al di là della dinamica in corso per le terme, perché chiaramente ritorna una domanda turistica internazionale, anche diciamo, con una spesa potenzialmente più alta rispetto al passato da parte del turista, e quindi lì c'è in qualche modo una prospettiva. C'è una necessità, a nostro avviso, che la cultura turistica della Val di Nievole si avvicina al territorio di Pistoia, perché Pistoia insomma, in passato aveva la Breda come diciamo, soggetto, oggi Itaci forte, il vivaismo, il turismo, non essendoci tante strutture ricettive, la ricettività è più di natura agrituristica piuttosto che di bed and breakfast, piccole strutture, gli alberghi 4 stelle si contano sulle dita di una mano in una città capoluogo di provincia. Lì è necessario creare una grande unione con Montecatini in modo tale che potenzialmente Montecatini e i suoi posti letto possano essere elemento di valore per tutto il territorio, certo, anche ricordiamo, per Prato. Sono la città con il rapporto più diciamo così vantaggioso fra posti letto e abitanti, perché ovviamente in passato sono 9.000 posti letto rispetto a 20.000 abitanti. In un passato glorioso erano 18.000 i posti letto. Però in questa idea della Toscana diffusa anche insomma che porta avanti la regione, potrebbe esserci la possibilità, vediamo se sarà concretizzata, di portare anche una parte dell'archivio a Linari lì. Sì, da Linari, poi ci sono investimenti comunque anche della Fondazione della Cassa di Risparmio, quindi potenzialmente orientare anche verso il turismo culturale che si è visto sta crescendo con numeri rilevanti in tutta Europa, Montecatini farla tornare destinazione. Oggi rischia di essere più il dormitorio della Toscana, per cui c'è l'asset alberghiero che chiaramente si muove, però poi i turisti da lì, Firenze, Lucca, Siena, piuttosto che Pisa, ma invece di per sé Montecatini ha la condizione, vediamo il percorso che faranno le terme, di diventare comunque una destinazione di benessere. Senta, Tempestini, mi pare di capire da quello che lei dice che se dovessimo andare al bar a prendere un caffè e lei dovesse scommettere un euro, direbbe che per il futuro del nostro territorio il turismo è
forse il settore in maggiore vocazione di sviluppo, o ho capito male io? Il turismo ha un grandissimo potenziale, perché sicuramente, se si parla del territorio pratese, i numeri sono già importanti, perché ci sono più strutture alberghiere, però la frequentazione della città per scopi turistici, leisure via, certo, non da fare, avviene con numeri che a nostro avviso hanno potenzialità di crescita enorme. Così pure la parte pistoiese e anche quella liaison che c'è fra i due territori, che è il Montalbano. Cioè, sul Montalbano ci sono numeri di turisti rilevantissimi, però un prodotto turistico non c'è, i comuni derivano da due territori delle due province. Noi abbiamo fatto un convegno qualche tempo fa a Poggio a Caiano, mettendo insieme i due territori, facendo vedere quali sono i numeri, quindi a nostro avviso c'è un grandissimo potenziale che chiaramente parte dagli investimenti, certo, creare le strutture, determinare una strategia, dare chiarezza agli imprenditori su qual è il percorso da fare, e loro ci verranno dietro con gli investimenti sicuramente. E voi insomma almeno investite energie in costruzione di ponti, perché insomma quello tra Prato e Firenze lo volete costruire, quello sul Montalbano mi ha già detto che avete messo le basi, ne costruite diversi. Ultime due domande, perché purtroppo il tempo incombe su di noi, però le devo chiedere anche il contrario, le note dolenti, ovvero invece quell'euro che abbiamo scommesso sulle potenzialità del turismo, ci ha spiegato bene perché, diciamo, a chi lo diamo per aiutare, quale parte del commercio invece secondo lei subirà le prossime, o sta subendo già in questi periodi? Ma diciamo, questo difficoltà è un dato secondo me trasversale, cioè colpisce quegli imprenditori che non sanno ripensarsi. Quindi non un settore, ma una mentalità. No, diciamo, ci può essere, e c'è stato, no? Settori come quello della moda, che hanno visto l'accesso dei grandi marchi, i negozi diretti piuttosto che il franchising, però rispetto alla dimensione attuale il tema è, e noi cerchiamo di ispirarli in questa direzione, di imprenditori che riescano a ripensare il loro business, ripensare un approccio anche rispetto al consumatore, perché il mercato c'è, però occorre essere all'altezza del momento, e quindi pensare di utilizzare metodologie, strumenti, approcci che risalgono a qualche anno fa assolutamente non è possibile. Noi vediamo però che in particolare dove ci sono ricambi generazionali o strutture dove ci sono assetti societari di più soggetti che riescono a creare meccanismi di dialogo, di confronto, di messa in discussione e revisione del prodotto anche commerciale, il dato è comunque in crescita. Cioè non c'è una situazione per quale si dice ok, c'è un settore che, certo. sulla quale c'è la croce sopra e non se ne può parlare per il futuro. È molto chiaro, ha fatto la diagnosi di quale può essere il male, il mancato rinnovamento, il mancato adeguamento, ai tempi che passano, ma c'è anche la soluzione che... si vede già che funziona, diciamo così. Sì, perché si vedono in imprenditori che assolutamente in settori che sarebbero con l'insegno meno riescono tranquillamente a fare nuove aperture e a portare a casa numeri chiaramente di interesse. C'è una dinamica, poi qui apriremo un mondo che è quello legato alla economia generativa. Cioè le nostre aziende devono iniziare a pensare non soltanto al dato che economico di quello che producono, ma anche a quello che un'azienda, un'attività determina socialmente in una dinamica ambientale nel suo territorio. L'attività di un negozio non finisce sulla porta della sua attività, ma lì potenzialmente inizia, perché è un elemento di valore rispetto a una città, ad un territorio. Certo. Entrare in questa mood gli determina una relazione poi con la sua clientela, con la sua utenza, con la città stessa. E anche con la sua reputation, visto di quello che abbiamo parlato, no? Perché ovviamente aumenta anche la reputazione positiva. Perché... Certo, perché insomma in passato, no, c'è sempre stato questo pensiero, forse un po' radicato, no, del commerciante evasore, che è una follia, insomma l'evasione fiscale sappiamo dei grandi numeri sta altrove. Va ricreata anche una relazione, e il Covid l'ha fatto, perché il negozio sotto casa è diventato il salvataggio per comprare la spesa piuttosto che per comprare qualcosa di esigente. E anche quella rete sociale di cui parlavamo. Sì, dove il commerciante ha preso le borse e è andato a aiutare chi non si muoveva di casa perché era in quel periodo insomma non in grado di uscire, e quindi questo meccanismo ridetermina una generatività
che dal punto di vista relazionale è la base per l'economia del futuro. Non c'è più tempo, lei mi ha strappato l'ultima domanda, io le strappo una promessa. Lei ritorna a parlarci di economia generativa e della Green Valley. Perfetto, volentieri. Lo facciamo? Volentieri. Grazie davvero a Tiziano Tempestini. Grazie a tutti voi. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito anche oggi. Vi ricordo che, come sempre, potete ascoltare la puntata con le parole anche del direttore di Concommercio, appunto Prato e Pistoia, Pistoia e Prato nella dicitura, appunto sul podcast di Spotify, e vi do appuntamento come ogni giorno a domani mattina con Prima di Tutto. Questo programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi. Costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it